Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, visto che è da un bel po' che non ci si vede, ho deciso di girare un bel book haulone, che è molto grande, di tutti i libri che ho preso, mi sono arrivati e bla 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 negli ultimi mesi, molti mesi, tra virgolette. È questa pila qui, quindi forza e coraggio, ce la possiamo fare, anche perché ho solo meno di 40 minuti. Cominciamo subito con i primi tre che sono arrivati proprio ieri pomeriggio e sono tre graphic novel che mi ha gentilmente omaggiato la casa editrice Bow Publishing. Allora, il primo è Arg, l'opera omnia degli scarabocchi di Michael e Mirko. Raccoglie più o meno tutte le vignette che sono state pubblicate sui loro social, su Facebook, insomma, sulla pagina, da qui a sempre. Non credo di poter parlare di un libro che è una raccolta di vignette, però insomma ce ne sono alcune che sono veramente molto molto divertenti e credo che possa essere un buon libro per una persona che è triste a momenti e ha bisogno di tirarsi su con qualcosa, perché alcune sono veramente divertenti, altre sono molto ciniche, ma a me il cinismo piace, quindi diciamo che fa molto per me. Io li seguo da tantissimi anni su Facebook e secondo me sono adorabili. Comunque questa qui è, oltre al fatto che dietro si è scritto consigliato a un pubblico maturo, mi fa ridere tantissimo. E nella prima pagina c'è un piccolo disclaimer da parte di Michael e Mirko che dice: questo libro non contiene bestemmie o atti di violenza, ma solo loro rappresentazioni. Rappresentazioni messe in pratica non dagli autori creatori, ma dai loro personaggi, i quali godono di libero arbitrio. In caso voleste condannarli e incarcerarli, avvertiteci pure, vi disegneremo una galera ad hoc. E quindi molto molto divertente. E insomma sì, se siete dei fan probabilmente questa è una cosa carina da avere in casa. Penso che lo userò quando appunto sarò triste e vorrò tirarmi un pochino in su di morale. Passiamo al secondo arrivo sempre da Bao, che è Negativa di Alessandro Bronciani. È uscito ieri in libreria ed è la sua prima graphic novel horror. Non so molto altro della storia e sinceramente non voglio neanche saperlo, perché sapere tanto di una graphic novel mi fa un pochino perdere il gusto poi nello scoprire e nel leggerla, e quindi sono molto molto curiosa, anche perché, ora se ci riesco vi faccio vedere, per esempio ci sono degli inserti così, delle pagine che si aprono, ci sono delle pagine tagliate, ci sono delle pagine tagliate in questo modo. Ed è una cosa che ho apprezzato molto nell'altro fumetto suo, nell'altra graphic novel che ho letto sua, che è Le ragazze dello studio di Munari, e di cui vi lascio appunto il post in cui ne ho parlato su Instagram sotto nella descrizione, se volete andare a vedere che cosa ne penso. Comunque sono molto molto curiosa di leggere questa sua nuova opera, anche perché non ero una grande fan di Baroncini, e forse non lo sono tuttora, ma con Le ragazze dello studio di Munari ho un pochino cambiato idea, diciamo, verso di lui. Terzo arrivo, sempre da parte di Bao, questa qui è stata una mia richiesta. Probabilmente se mi seguite su Instagram sapete benissimo quanto io abbia amato Basilico, e non potevo esimermi dal chiedergli Stella di mare di Giulio Maccaglione, sempre perché appunto io mi ero assolutamente innamorata sia del suo stile che della storia raccontata in Basilico, che vi consiglio comunque tantissimo di recuperare, e se volete saperne un pochino di più e vedere anche come è fatto all'interno vi lascio il post in cui ne ho parlato. E quindi sono molto molto curiosa di leggere questa sua nuova storia, anche perché anche qui non so molto cosa aspettarmi, sempre per lo stesso motivo di prima di Negativa, non mi piace tantissimo sapere di che cosa parla una graphic novel, perché mi sembra di perdere tanto. Visto che appunto gli autori cercano di comunicarci tanto anche attraverso i disegni e le tavole, perciò sono molto molto curiosa di leggerlo, e anche di questo vi faccio vedere qualche tavola. Sono tutte sui toni del blu, viola, giallo, molto molto interessante come scelta e mi ispira veramente tanto già da così, quindi vi farò sempre sapere. Ok, invece ora passiamo ai libri. Prima vi faccio vedere quelli che ho comprato io, poi vi faccio vedere quelli che mi sono arrivati e poi un regalo. Capirete più avanti, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Allora, ad inizio ottobre
Sono stata a Udine, c'era il Festival I Boreali, quello di Iperborea, che è itinerante, insomma c'è in varie città italiane. In questa particolare edizione c'era la presentazione e un pochino di spiegazione delle fiabe e delle leggende islandesi. Essendo io comunque abbastanza un amante della cultura nordica da quel punto di vista, cioè tutto ciò che ha a che fare con la mitologia mi ha sempre affascinata molto, sono andata io assieme al mio ragazzo e siccome mi ha affascinato talmente tanto l'intervento della traduttrice appunto delle fiabe islandesi e di Atlante leggendario delle strade di Islanda, ho deciso appunto di comprare l'Atlante leggendario delle strade di Islanda, anche perché è un sogno di una vita andare in Islanda, magari leggendo questo mi verrà ancora più voglia di andarci e non potendomelo permettere sarà un colpo al cuore ancora più grande. Però sono molto molto curiosa anche perché l'intervento della traduttrice è stato veramente molto interessante. Se riesco cercherò di montare un mini video, lo pubblicherò su Instagram TV o sulle storie, comunque cercherò di creare un mini video di tutte le cose che sono state dette perché ho registrato qualcosina, ma come al solito la voglia di fare... Il tempo anche, in realtà, è un po' poco. Comunque, sono molto molto curiosa di leggere anche questo. Poi, ora passiamo a tutt'altro. E, qualche settimana fa, siccome ero a casa in convalescenza, perché, insomma, vabbè, cose strane, sono stata un po' male, stavo ascoltando la trasmissione che tiene Augias su Rai 3, verso l'una di pomeriggio, e quindi stavo ascoltando e c'era ospite Luciano Canfora che stava parlando del suo nuovo libro. Stava parlando del ritorno delle ideologie di destra, molto di destra, delle ideologie fasciste e tutto quanto. Siccome è un tema che mi interessa moltissimo, ho deciso appunto di prendermi il libro che stava presentando, che è questo qui, La scopa di Don Abbondio, il nuoto violento della storia. Allora, devo ancora leggerlo, però dalle parti che sono state lette durante la trasmissione e da come l'ha presentato lui stesso, deve essere veramente molto molto interessante e anche un pochino inquietante, probabilmente, come il fascismo eterno di Eco, che è sempre qui dietro a imperitura memoria. Quello ve lo consiglio tanto, e questo appena lo leggerò vi farò sapere, ma penso che probabilmente farò un videino dedicato o qualcosa del genere. Anche perché in questo periodo ho veramente poco tempo per leggere, visto che diciamo che ci sono un po' di progetti da fare per l'università. Ora invece passiamo alla narrativa. Qualche settimana fa sono stata da Libraccio assieme ad una mia amica e ho beccato questa edizione, Racconti dell'età del jazz di Fitzgerald, usata. La cercavo da tantissimo, ce l'ho nell'altra edizione della Mondadori, che però non mi piace molto la copertina, non mi piaceva neanche molto il formato e quindi l'ho messa in scambio su Hatchbooks. Vi lascio il link qui sotto anche di quello, se proprio se vi interessa. Sono super contenta di averla trovata in questa edizione e, di Fitzgerald mi sono innamorata l'anno scorso quando ho letto Il Grande Gatsby e non so come io abbia fatto a non leggerlo prima. Sto chiedendo tantissimo questa cosa, però anche questo deve essere molto molto interessante e visto che sono racconti potrò leggerli un po' sporadicamente, un po' quando mi capita, senza dover seguire un filo logico. Sono sempre ambientati negli anni 20 e parlano appunto della vita sfrenata che c'era in quegli anni. Penso siano molto interessanti anche questi, quando li leggerò vi farò sapere qualcosa. Poi invece gli ultimi due libri che... No, non è vero, non sono gli ultimi due... I prossimi due libri che vi mostro li ho presi qui a Padova e la terza domenica di ogni mese a Padova, in Prato della Valle, c'è un mercatino dell'antiquariato, un mercatino dell'usato, insomma cose, e ci sono tantissime bancarelle che vendono appunto libri usati. Se avete tempo e voglia e abitate qui vicino vi consiglio di farci un salto perché comunque è piuttosto interessante ed è anche caratteristico. Comunque... Io ogni volta che vado trovo qualcosina di interessante e questa volta sono stata, secondo me, molto fortunata perché in una bancarella dove c'era tutto scritto ogni libro a 2 euro ho visto questo Einaudi sotto al cataste di altri libri e ho detto boh vediamo che cos'è ed è saltato fuori che era un libro di Ian McEwan, si chiama Fra le lenzuola e anche questo è una raccolta di racconti di McEwan. A me sinceramente McEwan piace come scrittore, mi piace molto il suo stile di scrittura e poi io mi sono follemente innamorata di Cecil Beach
del quale vi ho parlato nel video di 5 letture brevi, mi sembra. Comunque ve lo lascio linkato nelle schede. E sono molto molto interessata da questo, visto che sono un insieme di racconti. E anche ho scoperto che questa è una prima edizione l'altro sera, quindi sono ancora più contenta. Poi invece l'altro è sempre un Einaudi, che io chiamo nelle edizioni grosse. Due ragazze su Instagram mi hanno detto si chiamano Super Coralli. Me lo ricordo ancora, ma probabilmente tra due giorni me lo sarò già dimenticato. Ed è questo libro, Il quinto angolo, di Israel Metter, non so come si pronunci. Comunque è una storia ambientata nella Russia sovietica degli inizi, negli anni 20 della Russia sovietica, quindi proprio agli albori dell'URSS, insomma, della Russia sovietica. Mi ha colpito tantissimo la copertina, perché questo quadro secondo me è magnifico. Anzi, adesso vi dico se c'è scritto da qualche parte. Ritratto di una sconosciuta, presumo di una pittrice russa a questo punto, dal nome Valentina Mikhailovna Chodasevich. Non lo so. Comunque, il quadro mi ha colpito tantissimo e poi ho letto la quarta di copertina e mi ha catturato. E il signore di questa bancarella mi ha chiesto: sei una studentessa? E io gli ho risposto di sì, e praticamente me l'ha fatto pagare 2 euro perché dice che gli studenti è giusto che leggano ed è giusto che, insomma, che abbiano questa passione, quindi sono molto contenta. La prossima volta che tornerò da lui, magari altro. E quindi, insomma, ecco. Anzi, la prossima edizione che ci sarà, se siete di Padova o dintorni, è il 16 dicembre. Quindi, nel caso, se venite, probabilmente ci sarò anch'io lì che giro come una scema. Passiamo avanti, sono qui che mi dilungo. Invece, il prossimo libro è uno dei libri che mi mancavano di uno degli scrittori che io amo di più. E lo scrittore in questione è Isherwood, e sto parlando di Il signor Norris se ne va. Non ho assolutamente idea di che cosa parli questo libro, perché non mi interessa. La scrittura di Isherwood secondo me è perfetta, mi affascina tantissimo. E quando ho trovato questo libro a solo 2 euro su internet, l'ho preso e me lo sono fatto arrivare a casa. E prima o poi riuscirò ad avere anche Un uomo solo e Addio a Berlino, che sono altri due dei miei libri preferiti di tutti i tempi, soprattutto Un uomo solo, che vi consiglio tantissimo di leggere. Non mi ricordo se ne ho parlato, forse ne ho parlato nel libro degli Adelfi. Nel libro sui consigli degli Adelfi, che vi lascio sempre linkato nelle schede, mi sembra di averne parlato lì. Comunque, ecco, questa è una delle chicche che ho trovato su internet, quindi grazie internet per queste magnifiche occasioni e sono molto molto curiosa di leggerlo. Tra l'altro, cioè, ho pagato 2 euro, è perfetto, non ha niente che non va. Cioè, è intonso, come se non l'avessero neanche mai letto. Ha una macchia qui, ma chi se ne frega. È usato, ancora più bello. Vabbè, basta, magari Piera, andiamo avanti. Poi, allora, cominciamo adesso con invece i libri, gli ultimi libri che mi sono stati inviati da delle case editrici. Allora, il primo mi è stato inviato da una delle case editrici più belle in assoluto e sto parlando di Dentro la maschera, edito Abi Editore. È una raccolta di 4 racconti, ne ho parlato qualche sera fa su Instagram. E, comunque, è una raccolta molto molto piccola di 4 racconti di questi 4 scrittori, Schwab, Meyrink, Maupassant e Poe, che hanno tutti quanti come tematica comune la maschera e non solo il semplice fatto di portare una maschera, ma anche portare la maschera come la maschera del Pirandello, nel senso che al di sotto sia qualcos'altro. E ho letto il primo racconto, che è magnifico, che è Il re dalla maschera d'oro, mi sembra. Non vorrei sbagliare titolo. Il re dalla maschera d'oro, sì, che è stato molto inquietante da leggere, ma al contempo non riuscivo a staccarmi, cioè volevo sapere come andava a finire il racconto. E quindi sì, insomma, cioè, magnifico. Non vedo l'ora di leggere gli altri 4, ma forse l'ho già detto prima, non me lo ricordo, lo ripeto. Io con i racconti ho questa cosa del leggerli un po' sporadicamente, soprattutto se hanno una tematica comune ma non hanno un filo conduttore comune. Mi piace molto rileggerli a distanza di tempo dalla stessa raccolta. Non so per quale motivo, ma a me piace fare così. Comunque, se non conoscete la casa editrice, io vi consiglio di andare a spulciarla, perché oltre al fatto che fa
un lavoro di grafica magnifico. Fanno delle edizioni anche solo esteticamente bellissime. Li ho incontrati anche a Torino e sono gentilissimi e magnifici. Quindi se avete la possibilità, insomma, cercate di se avete la possibilità non ha senso, ma se vi possono interessare dei titoli molto particolari, cose che non si vedono spesso, io vi consiglio tantissimo di andare a cercarla se non la conoscete, ma probabilmente la conoscete già perché insomma quanto è bello. Ora passiamo invece a libri un pochino più cicciotti. Allora, il primo che vi mostro è la prima volta che collaboro con questa casa editrice, che è la Fazzi Editore, e mi hanno gentilmente mandato Figlie di una nuova era di Carmen Korn. È il primo di una trilogia. L'ho iniziato, ma non sono più riuscita a completarlo perché diciamo che quest'ultimo mese è stato... ho avuto un po' di problemi di salute, diciamo così, quindi ho letto poco e niente. Quello che ho letto erano raccontini e cose molto molto sottili, molto brevi, poco impegnate, perché non riuscivo a concentrarmi su nulla. Comunque già dai primi capitoli mi aveva molto attratto la storia e è un libro ricolmo di dialoghi, quindi se non vi piacciono tanto i romanzi pieni di dialoghi non ve lo consiglio, però la storia sembra molto accattivante e molto interessante, quindi appena riuscirò a riprendere in mano e ad avere più tempo per leggere, vi farò sapere che cosa ne penso. Comunque la scrittura mi stava piacendo. Allora, poi invece i prossimi due libri mi sono stati gentilmente mandati dalla casa editrice Bompiani e in realtà ne doveva arrivare solo uno, però c'è stato un piccolo disguido. Non ci siamo capite e insomma me ne sono arrivati due. Io avevo chiesto questo qui, Sapiens, da Animali a Dei, di Harari, l'avrete visto dappertutto, ma è un saggio che mi interessava tantissimo. Parla appunto della storia umana e racconta dagli albori ad adesso come ci siamo arrivati, fa un'analisi generale. E mi interessava tantissimo. La ragazza con cui ho parlato, Marta, probabilmente ci siamo capite male, insomma, e mi ha mandato anche 21 lezioni per il XXI secolo, di cui non so molto, però ho letto diverse recensioni, ho ascoltato anche il parere di Ilenia a riguardo, e era stato, mi sembra, il libro di un suo gruppo di lettura. Non vorrei sbagliarmi. Comunque... deve essere molto molto interessante anche questo. Comunque sono due libri che parlano di tematiche che mi interessano molto. Secondo me parlano di tematiche che dovrebbero interessare un pochino tutti, quindi se vi capita buttateci l'occhio e fateci un pensiero, perché secondo me vale un sacco la pena. Io vi farò sapere qualcosina appena comincio a leggerlo, anzi penso che questo qui sarà la mia prossima lettura, visto che non ho tanta voglia di leggere storie in questo periodo. Ho voglia un pochino di leggere qualcos'altro, visto tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Quindi probabilmente la mia prossima lettura sarà questa qui. Poi un altro libro invece, questo me lo sono comprato io, ma mi sono dimenticata di mostrarvelo perché sono scema ed era finito sotto la pila, è questo qui, Il cacciatore di draghi di Tolkien. Allora, c'è un negozietto dell'usato vicino a dove abito io, vicino a casa mia, insomma casa, non Padova. E non è proprio un negozio dell'usato, è un negozio che vende un po' di tutto usato, quindi trovate dai vestiti a 4 o 5 scaffali stracolmi di libri. E quindi io ogni tanto quando torno a sua casa ci passo un occhio e trovo sempre delle cose carine. Oltre a questo, non ce l'ho qui con me all'università, ho trovato Uomini e topi di Steinbeck in un'edizione del 1963, edito sempre da Bompiani e tradotto da Cesare Pavese. Quando l'ho visto, tipo l'ho preso e lo sono portato a casa. L'altro che ho preso invece è questo qui, che è un raccontino di Tolkien ed è anche illustrato con illustrazioni simili medievali, simili a miniature medievali, cosa che a me piace tantissimo. In più queste, essendo edizioni Einaudi per la scuola, ecco vedete, tipo... sono tutte annotate, ci sono delle note, ci sono degli approfondimenti e queste edizioni sono magnifiche secondo me e io proporrei ad Einaudi di farci un pensiero e di stamparle, ma insomma è un raccontino molto molto breve, ma deve essere molto molto interessante, penso che leggerò anche questo prossimamente perché ho bisogno proprio di distrarmi e di leggere qualcosa di un po' meno... pesante dal punto di vista narrativo e questo è veramente poco pesante. Ah, PS, in realtà non so se
viene stampato ancora, non so se si trova, non so chi abbia diritti, perché se venga ancora stampato, non lo so. Nel qual caso, se lo trovo su internet, ve lo lascio linkato nell'info box, come sempre. Poi vi ho mostrato all'inizio una graphic novel di Macaione, e essendo appunto io a questo punto diventata una sua grande fan, e quest'anno, non essendo potuta andare a Lucca perché sono molto povera, ho chiesto a degli amici che ci sono stati se mi facevano un piacere gigante, e insomma mi hanno fatto questo grandissimo piacere di andare alla self-area a Lucca, dove Macaione era con appunto la sua piccola ristampa di Ofelia in una nuova edizione. Questo qui dovrebbe essere il suo primo effettivo lavoro, la prima storia che lui abbia mai scritto, e l'avevo vista, volevo prenderla dal suo Etsy shop, però sono pigra, come sempre, non ho voglia di caricare la carta, e quindi ho chiesto a degli amici se riuscivano a prendermelo, e sono stati così gentili da aspettare che ci fosse lui e mi facesse un disegnino. E quindi sono molto contenta perché ho anche il disegnino, ma non ho solo il disegnino, perché a quanto pare assieme dava anche una piccola Instax, insomma così, una piccola fotografia istantanea di Ofelia con il gattino, e io sono felicissima. Ecco, insomma, sono una piccola fangirl in questo caso, mi sento un po' scema, ma vabbè, cerchiamo di farla rimanere lì. E insomma, sono molto molto contenta di avere anche questo. E ringrazio ancora tantissimo i miei cari amici, grazie, che mi avete fatto questo piacere gigantesco e mi avete portato a casa questo piccolo gioiellino. Poi il prossimo invece è un regalo che mi ha voluto fare Martina, che ha anche lei un canale YouTube che vi lascio linkato qui sotto e che la ringrazio ancora tantissimo, perché allora Martina si è trasferita a Padova, non so se potevo dirlo ma ormai l'ho detto, Martina si è trasferita qui a Padova per fare una magistrale, e quindi insomma quando è venuta su a vedere un pochino di cose questo a settembre l'ho ospitata qui in appartamento da me, e siccome si è sentita in dovere di farmi un regalo per questo ospitata, e per me non c'è nessun problema, anzi ho cercato di farle capire che non serviva nulla, invece lei no, si è presentata con un regalo e mi ha regalato una graphic novel edita da Bao nella collana quella degli autori cinesi. Vabbè, insomma, comunque praticamente questa qui è la collana quella degli autori cinesi, e mi ha regalato il Reverie di Golo Zhao, di cui non so tantissimo, però solo ad aprire il fumetto e a vedere delle tavole di questo tipo io me ne sono innamorata. Ah, ecco, vi leggo il retro copertina. Una notte insonne trascorsa dentro a un quadro di Hopper. Insomma, io adoro anche Hopper, e quindi diciamo che è stato un bellissimo regalo e la ringrazio ancora tantissimo e vorrei tantissimo leggerlo presto, ma come al solito e come avete visto dalla pila di libri che vi ho appena mostrato, di cose da leggere ne ho tante, ma troveremo il tempo. Magari quando finirò il progettino dell'università riuscirò a trovare del tempo. Forse, non è vero, non lo troverò mai. Nella mia vita ho sempre voluto leggere GP. Da quando ho scoperto le graphic novel e da quando ho scoperto la Coconino Press. Ho sempre voluto leggere GP, ma diciamo che hanno un prezzo un po' altino, spesso e volentieri, e quindi non sempre riesco a prenderli. Tanti libri li ho letti in biblioteca, tante graphic novel li ho letti in biblioteca, perché non è che possa spendere chissà quanto in graphic novel, ma visto che GP assieme alla Repubblica e l'Espresso hanno creato questa collana che esce in edicola, cioè di tutte le graphic novel di GP. Comunque, visto che appunto stanno uscendo in edicola le graphic novel e alcune le volevo leggere da un bel po', ma non potevo insomma spendere 24 o 20 euro a graphic novel, ho detto vabbè, famo questo investimento, visto che costano 10 euro l'una, sono in edizione, come si può sentire, cartonata, ho detto perché no, dai, pigliamole. E infatti ad ora sono uscite le prime 4, penso che prenderò le prime 7 poi basta, poi le altre non mi interessano granché. Allora, la prima che è uscita è la sua ultima opera pubblicata, credo, La Terra dei Figli, e vabbè, non credo abbia bisogno di presentazioni GP, quindi non parlerò. Poi ho preso il secondo, che era Una Storia. Poi è uscito La mia vita disegnata male, ho letto l'inizio e sono sbrigata dal ridere. Siamo un pochino tutti sbrigati dal ridere, visto che ho un coinquilino che è matto per GP e quindi ci ha fatto leggere la prima parte e siamo morti un pochino tutti dal ridere. E l'ultimo è S.
E basta, penso che prenderò i primi 7, appunto, infatti gli altri 3 che volevo prendere sono... Cosa bellissima, grazie, finalmente ce l'avete fatta a fare il piano dell'opera nell'ultima pagina. Penso che prenderò il prossimo, e questa è una stanza, poi c'è Appunti per una storia di guerra e poi c'è Esterno notte. E insomma prenderò questi altri 3 e poi basta, anche perché gli altri non mi interessano granché. Volevo appunto le sue opere maggiori e sono molto contenta di averli presi. Sono anche molto contenta che Repubblica e l'Espresso abbia fatto questa collaborazione con la Coconino per portare al grande pubblico il grande Gipi, e basta. Detto questo, io in teoria vi ho mostrato un po' tutti gli ultimi ingressi in libreria. Vabbè, mi sono arrivati altri libri, ma seguito a scambi, e li ho scambiati per libri che ho già letto, ma che volevo, che volevo avere, che siccome sono scema non li ho presi e mo li porto qui. Oddio. E allora... Se non sapete che cos'è Hatchbooks, forse l'ho già detto in questo video, ma me ne sono dimenticata, comunque è un sito dove se vi iscrivete potete scambiare dei libri con altre persone che sono iscritte, mandate una richiesta, se la persona interessa risponde, altrimenti, come succede molto spesso, la persona vi ignora e non vi dice nemmeno non mi interessa, e quindi, signori miei, imparate a rispondere perché non vi costa nulla. Comunque, ho trovato una ragazza gentilissima e molto molto disponibile, con cui ho scambiato 2 altri libri e mi ha mandato... Un infausto inizio e La stanza delle serpi, che sono i primi 2 volumi di una serie di sfortunati eventi, di cui ho letto solo i primi 9 libri, perché i prossimi li leggerò quando uscirà la prossima serie TV, perché sono una persona molto pigra, se non si fosse capito. Comunque, siccome volevo averli da un bel po', soprattutto La stanza delle serpi, che adora il mio preferito della serie, e volevo averli da un pochino. Questa ragazza li aveva e li abbiamo scambiati e sono super felice perché... Sono bellissimi, cioè, ma proprio bellissimi. Io non so se li avete mai letti o se vi siete mai avvicinati alla storia. È magnifica, secondo me. È veramente una bellissima storia. E poi tutti i volumi, cioè, hanno le illustrazioncine dentro, sono così carini. E vorrei fare un appello alla Salani Editore. Magari se la prossima volta non... ristampa i volumi con la faccia degli attori sopra, è meglio. Però magari rifacciamo questa edizione qui, che ne dite? No? Forse è meglio. Comunque sono super contenta di averli trovati e basta, ecco. Ora è veramente finito tutto. È un po' un casino, tra mezz'ora me ne devo andare, è un po' tutto un casino, però... Non importa, questo era il book haul del disagio, barra il book haul degli ultimi n mesi, visto che non ne facevo uno da un bel po'. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, nel caso vi interessi vedere altro disagio, quale me stessa, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché a quanto pare, non lo so, serve. Se vi interessa sostenermi, sostenere il canale, nell'info box troverete tutto l'elenco dei libri citati in questo video, linkati ad Amazon, a cui sono affiliata, e se voi comprerete attraverso quei link io riceverò da Amazon, non da voi, una piccola percentuale con cui ovviamente investirò nel canale. E basta, ho detto tutto, mi manca il fiato, ho la gola secca, mi brucia la gola, ora vado a bere dell'acqua. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!